poveri abitanti del villaggio. Il padrone fa di loro quello che vuole. Bisogna risparmiarli. Colpite le guardie, invece. Loro cercano un oggetto con poteri straordinari. Il mensile del fabbro. Il vecchio Willy Green della città di Gallows ha ricevuto dai nostri lettori il premio di fabbro dell'anno. I suoi magnifici stampi hanno prodotto svariate sculture e utensili in ferro resistenti e complessi. Willy usa solo i metalli migliori per le sue opere ed è particolarmente apprezzato per i suoi splendidi busti. Il vecchio Willy ha commentato: «Quando mi metto a pompare sul mantice, è impossibile fermarmi! È tutta questione di ritmo! Su e giù! Su e giù! L'ispirazione mi viene dai racconti di Stenier, fabbro ferraio, il più grande fabbro mai esistito!» Busto del signor... Woohoo!
svelti compagni, mettete a suo quadro questo posto. Se non troviamo il sigillo delle tenebre, quel tiruano di Swarok ci farà spalare demoni per tutto il prossimo... A chi di competenza? Devo sbrigarmi. Gli uomini di Zarok saranno qui a momenti. Ho preso il crocifisso dalla chiesa. È la chiave per un'altra chiave. Prima di distruggere il crocifisso, l'ho usato per creare uno stampo. La mia speranza è che questo stampo finisca nelle mani di un eroe dal cuore buono e giusto. Firmato il sindaco. Come on, man.
Qui un tempo c'era un crocifisso, ma il sindaco l'ha portato via. Trovane un altro se vuoi ammirare il vero aspetto della chiesa. Gentile signore o signora, viaggiando in lungo e in largo per Gallomir, ho fatto molte scoperte misteriose e intriganti. Tuttavia, la cosa che più mi ha inquietato è stato trovare la tomba dei demoni delle tenebre. Il misterioso sigillo delle tenebre, chiave per accedere alla tomba, è ora nelle mie mani. In fede, terrorizzato, il sindaco.
Dovete catturare quell'avido speculatore del sindaco. Portatelo nei sotterranei del manicomio. Date una bella ripassata a quel grassone. Trovate il sigillo delle tenebre e portatemi un bel souvenir. Guardati, un mucchio di ossa ambulante. Fortescue, sei un morto vivente. Io, Ravenous, ultimo principe dei centauri, non galoppo sulla terra da almeno 10.000 anni. Fa una cosa, Fortescue. Prendi il mio arco. È più potente di una balestra e può scoccare frecce infuocate. È davvero l'arma degli aristocratici. Congratulazioni! A dire il vero, non sei della mia stessa stirpe, Mr. Johnny, la rivista. Ma hai qualche speranza.